Jerry a cuore aperto e un Jerry Scotti distrutto, quello che racconta in lacrime l'incidente del figlio Edoardo. L'unico figlio di Scotti sta bene. Ricoverato d'urgenza in ospedale, è stato operato al femore e sta affrontando la convalescenza, circondato dall'affetto dei suoi cari. Continua dopo la foto. Punto Jerry Scotti. Punto Jerry Scotti. Punto fra loro papà Jerry, che non ha esitato a lasciare tutto e correre da lui dopo aver ricevuto la notizia dell'incidente. Il conduttore era stato fotografato mentre raggiungeva la clinica in cui si trovava Edoardo ed era apparso da subito visibilmente provato e teso. Ora che il peggio è passato, Jerry ha deciso di raccontare al settimanale Oggi cosa è accaduto e come sta suo figlio. Auguriamo il meglio all'ormai uomo Edo. La quiete dopo la tempesta. Jerry Scotti ancora distrutto racconta in lacrime dell'incidente stradale che ha visto coinvolto suo figlio Edo. È stata la paura più grande della mia vita, ha detto, ma, fortunatamente, l'operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa. Il destino mi ha fatto un brutto scherzo, ha confessato Scotti. Il caso ha voluto che l'incidente accadesse qualche ora prima della registrazione della prima puntata di Striscia la Notizia. 27 anni, un lavoro dietro le quinte in TV e un futuro da regista, Edoardo è nato dall'amore fra il presentatore e Patrizia Grosso. Ho reagito come avrebbe fatto qualsiasi padre che ama suo figlio, mettendolo al primo posto, ha aggiunto Jerry, che oggi ha un nuovo amore. Negli anni abbiamo condiviso insieme la passione per le moto, ma nell'educazione stradale né quella che puoi dare a tuo figlio possono bastare quando la responsabilità di un incidente è da imputare, come in questo caso, ad un altro soggetto che l'ha causato. Caduta libera. Anche se Jerry Scotti è ancora distrutto per l'incidente stradale del figlio, negli ultimi giorni ha ripreso il timone del suo game show Caduta Libera. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.